Signore e signori, buongiorno, benvenuti alla rubrica Uno Pezzo di Strike Channel, videocommento capitolo 983. Yamato in realtà è una donna, è la figlia di Kaido, però siccome nel paese dei samurai le donne, Kuina lo insegna, non sono ben viste, Kaido è stato costretto a metterle una maschera in faccia, a dire a tutti quanti che era un maschio, a dire a tutti quanti che è maschio e tutti quanti adesso credono che è maschio, ma non solo. Yamato in questo momento qui vuole conoscere Rufy perché gli vuole dire: ma per caso nella tua ciurma c'è un certo personaggio? No, chiedo perché mia madre si chiamava Roronoa Pingopallina e quindi voglio conoscere questo tuo Nakama. Ok, vi piacciono teorie del genere? Ragazzi, queste non sono teorie, queste sono film. Sono anche carucci, diciamo così. Se volete ve ne posso sparare 50.000 al secondo di ste storie così, ma in realtà, in questo video, quando parleremo di Yamato dopo, perché c'è anche altro da parlare, ovviamente, in questo capitolo, parleremo in un'altra maniera di Yamato, più approfondita, e vi faccio vedere che quando si segue il mio sistema, qualcosina in realtà la si azzecca, perché citerò un attimino il mio videocommento, capitolo 177, per spiegarvi di cosa sto parlando. Allora, prima di iniziare, però, ragazzi cari, l'introduzione. Regola vuole che parta dall'introduzione e quindi dalla cover. E la cover abbiamo un Pound in versione lillipuziana con tutti i Lilliput, cioè Tontatta, accanto a lui, che è stato a quanto pare salvato da loro e che praticamente incontra Lola, Chiffon, Capone Becky, che addirittura gli puntano la pistola contro. È il preambolo del fatto che Pound adesso dirà: figlie, sono vostro padre! Poi arriva Raffaella Carrà, Caramba che sorpresa, e tutti saranno felici. Tutto qui? Boh, non lo so, perché rimane sempre la domanda: che cacchio è servito a ambientare la Dress Rosa se non mi piazzi dentro qualcosa di un attimino più interessante? Dammi anche un Rerico che mi parla del Reverie, che ne so io, però onestamente sta mini avventura molto bella, perché è bello un padre che ritrova le figlie, tra l'altro sarebbe dovuto morire, ma ne abbiamo già parlato. Però ok, vediamo un attimino se porta qualcosa di un po' più concreto per la trama del manga, aspettiamo. Poi un capitolo veramente importantissimo per le prime due pagine, a me è piaciuto da morire, io Prospero lo adoro, cioè Prospero è un personaggio che mi piace, adesso ne parliamo, e guardate la frase che dice, anche la sceneggiatura stessa, la scenografia stessa è stupenda, perché c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa, diciamo, no, prevedibile, però importante da dire, non si può saltare, ragazzi, non si può saltare questa cosa da dire sul mitico Prospero, mi piace troppo. Poi andiamo avanti, abbiamo, che tra l'altro non so se avete notato, ci ho messo, dopo vi faccio vedere una cosa, no, dopo che comparo, non l'avevo messa qui, dopo la sigla, e poi praticamente arriviamo ovviamente a tutti gli altri argomenti pre-Yamato, quindi ovviamente lo scontro Rufy, stavamo usando il ghiaffotto Rufy, sì, vabbè, poi Zoro con l'affanno di Zoro, poi Sanji è scomparso, adesso che fa? Nami, Big Mom, Prospero, ovviamente la crocifissione di Momonosuke, tutte queste cose, e poi così, sai, c'è anche questo argomentuccio in questo capitolo, praticamente compare questo figlio figlio di Yamato, ora ci manca solo lui, stava apposta, il nipote di, il figlio di Kaioso Yamato, che prima roba da dire, a quanto pare, vuoi perché è forte, e questa è una cosa che alla fine in un battle shonen piace, anche soprattutto prima di una guerra, vuoi perché è disegnato bene, vuoi perché ricordi Oden, vuoi perché comunque utilizza l'arma del padre con la mossa del padre, o per un motivo, o per un altro, vuoi anche perché in fondo sembra buono, sembra essere interessato ai nostri, Rufy lui non vede cattiveria, cheat. Fatto sta che questo personaggio a quanto pare piace, e allora parleremo anche di lui ovviamente, ma prima sigla. Allora, signori, andiamo con ordine. Nella prima parte di questo capitolo parleremo di Big Mom. Dunque, allora, ecco, questa è l'immagine. Ci avevo messo la faccia di Willy Wonka, perché praticamente Prospero è Willy Wonka. Cioè, diamo, in uno che è il frutto delle caramelle, c'ha la rave con su scritto candy. Cioè, diamo, è Willy Wonka. Allora, a me piace. Poi, comunque, è tosto. È il primogenito di Big Mom. L'uomo a cui Big Mom aveva affidato Pecom, se ricordate, la gestione. Cesar Clown, ricordate, no? Doveva custodire Cesar Clown per fare il lavoratore. È un grande personaggio, poi ovviamente Katakuri gli ha rubato la scena, però a me piace troppissimo Prospero. Allora, dice, alla fine dice poco, però la sceneggiatura innanzitutto è stupenda, cioè
per come è ambientato. Praticamente sappiamo che i pirati di Big Mom, quindi, sono riusciti finalmente a risalire alla cascata, o perlomeno Prospero ci è riuscito, magari grazie al suo potere, e a quanto pare è arrivato lì a Wano, quindi in questa zona alta, e si sta andando anche lui ad Onigashima. In questa situazione notturna, con questo cielo non proprio sereno, guarda da lontano l'isola e minaccia in questa maniera, dicendo: Marco, i Mugiwara. Allora, Marco rappresenta tutte le altre forze in campo, quindi anche Izo, quindi anche tutti gli eventuali alleati che arriveranno, eccetera, eccetera. Poi parla Kaido. King è una sinneddoche, per chi non sapesse cosa era sinneddoche, poi se lo fa studiare. Comunque, i legni troiani nell'Eneide, no? Quindi, cioè, praticamente dici un singolo per intendere la pluralità. King, inteso i pirati di Kaido, manco loro. Mugiwara no Ryuffi, e quindi le supernove, manco loro. Manco loro cosa? Manco loro vinceranno, perché a vincere saremo nosotros. E a questo punto qui, ragazzi, mi viene una teoria in mente, onestamente, perché conoscendo anche Big Mom, conoscendo quanto loro siano orgogliosi di loro stessi, pensate quando Morgan fa l'articolo, no? E tutti quanti si incazzano da morire, perché ma quando mai Ruffy ha vinto? Ma quando... No, ci sono molto orgogliosi. La mia teoria è questa. Lui dice: né, no uno, no l'altro, no l'altro, a spuntarla saremo noi. E secondo me potrebbero prendere due piccioni con una fava gli uomini e le donne dei pirati di Big Mom. Cioè, proprio come Yagi in realtà doveva andarsi, aveva fatto la coalizione con Big Mom. Ricordate, Big Mom doveva unirsi ai Germa, così i Germa avevano un territorio. Quelli di Big Mom avevano, e tutti vivevano felici e contenti, avevano il laboratorio, e invece no, in realtà Big Mom sotto sotto li voleva fottere. E sono anche felice perché quella cosa a suo tempo l'aveva azzeccata, perché avevo detto: amici di Big Mom non mi fido. E infatti è così, perché Big Mom è un po' così. Domanda, ma è possibile che Big Mom lasci Whole Cake Island, se ne vada nel territorio del nemico imperatore senza un piano? Così, dice, mo vado lì e ammazzo Ruffy. Questa si porta appresso tutti i figli, la nave principale, per andare lì a ammazzare Ruffy nel territorio nemico, senza un piano. Senza dire, e se poi Kaido mi propone un'alleanza, che faccio? Secondo me, Big Mom può darsi che comunque abbia in mente l'idea, dice, io vado lì. Kaido probabilmente mi offrirà l'offerta, perché comunque mi offrirà l'offerta, mi offrirà la coalizione, perché tanto comunque quello lì era un rookie, era una recluta ai tempi di G-Pack. Questo secondo me mi offre, e io faccio finta pure che ci sto. Dopodiché, durante la guerra, ragazzi, è la stessa cosa che ha fatto con Yagi. Sarà ripetitivo, però sarà coerente col personaggio. E la frase di Prospero, detta nel silenzio più assoluto, nella solitudine più assoluta, quando non può essere ascoltato da nessuno, mi sa tanto di pudding che rivela a Reju il vero piano. Cioè, nel momento in cui non c'è nessuno no, che fa saltare come dire, il piano, allora io posso essere me stesso e dire la verità. A me questa cosa mi ha fatto interessante. Quindi, accettare un'alleanza, attaccare tutti gli altri, Big Mom prende due piccioni con una mazza, con una fava, come si suol dire. Cioè, ammazza un imperatore, comunque fa fuori Kaido, si prende il suo territorio e in più ovviamente ottiene pure il Mugiwara no Luffy, che era il suo obiettivo, e che era una cosa interessante. Comunque, tornando a noi, andando sulla sponda Big Mom, più o meno la situazione è andata a finire così. Chopper e Usopp hanno cercato di affrontare Big Mom, hanno avuto una mazzata e il carro armato è completamente cambiato forma. Vabbè, Big Mom è bella anche perché è forte. Comunque, e se ne vanno da una parte, però al momento sono salvi da Big Mom. E non soltanto, il loro sacrificio, comunque la loro cosa, ha fatto in modo che Kinemon e tutti gli altri, quindi probabilmente anche Jinbei e Nico Robin a sto punto, e tutti gli altri comunque se ne sono andati, quindi sono riusciti a superare questa zona un po' pericolosa, che era il quartiere a luci rosse. Però chi è che ci ha rimesso le penne? A quanto pare al momento abbiamo le tre donne, Nami, Carrot e Shinobu, da un lato, che ovviamente con Zeus e Prometheus che praticamente sta a fare la spia, sta chiamando Big Mom, e in più abbiamo Sanji che misteriosamente è scomparso, non si sa che fine ha fatto. Quando Sanji scompare è ovvio che poi adesso i Memory viene slobby, tutti ci aspettiamo qualcosa di carino. Carino anche il mio green screen e qui, ma va bene lo stesso. E Big Mom che sta andando a puntare Nami. Ma quello che è interessante è che
In questa situazione, leggendo una delle traduzioni un attimino migliori rispetto a quella lì della live, però, cioè, nel senso che già stato un po' più di, l'ho preso su One Piece Forum Free perché interessa, come parla specificamente, dice così, dice: ma da quella parte c'è il palcoscenico. Big Mom dice questa cosa qui, e poi aspettiamo un attimo di una traduzione anche un po' quella lì della Shueisha originale, che ne so io, però Manga Plus, però nel frattempo pare che Nami, Karo stiano correndo verso il palcoscenico. Teniamo a mente, stanno correndo verso il palcoscenico in una saga tra l'altro super mega teatrale, quindi no, è interessante sta cosa. E allora a sto punto qui chiudiamo questa prima parentesi, ma ricordiamoci il palcoscenico, col discorso di Sanji. Ora, non è detto che ogni volta che Sanji scompare per un attimo ha in mente un piano, però certo dalla pasta prende in mano una telefonata e si inventa Mr. Prince, no? Aines Lobby, ricordiamo tutti, magari, vuoi perché è una cosa casuale, in realtà sta inseguendo una ragazza, vuoi perché è proprio lui che ha un piano perché sa che la sua adorata Nami e la sua adorata Carrot sono in difficoltà con Big Mom, magari da Sanji potremmo aspettarci qualcosa. Ci tengo a ricordare che nella parte finale della precedente live, no, quella del 983, quella del 982, si parlava un po' del fatto che Sanji, anche un po' per l'ingresso di Jinbei, pare che come personaggio stia un po' calando. Attenzione qui tutti i fan di Daily Mellow e tutti i sangisti piano. Non lo dico con piacere come fossi un zorista zoriano con Zoro strano, non lo so come cacchio si chiama, non sono né uno né l'altro. Nel senso che da Sanji vogliamo sempre qualcosa di speciale. Guardate che questa potrebbe essere l'occasione giusta, e io me lo auguro, ok? Non è che sto qui a dire. Quindi è una cosa interessante. Ultima domanda che pongo, siccome si vede Big Mom che sta iniziando ad animare zoccoli, pantofole, vestiti, come al suo solito, bellissimo anche il suo frutto, e mi piace Big Mom, ragazzi, è più forte di me, mi piace Big Mom, perché Khaled è tutta la saga, lo sapete, però comunque, alla fine mi viene in mente, ma Nami ancora la Vivre Card di Big Mom, perché gli Omis potrebbero ritorcersi contro la mammona se Big Mom, se Nami ancora la sua Vivre Card. Comunque, ok, finita la prima parte, andiamo avanti alla seconda parte, arriviamo alla storia di Kid e tutte le robe lì. Allora, Momonosuke è stato crocefisso, Momonosuke è stato esposto al grande pubblico da Orochi, che con orgoglio dice questa roba qui, no? Dice, questo qui è il ragazzino figlio di Odene che sarebbe dovuto morire 8 anni fa, invece eccolo qua. E tutti che dicono, domanda, qui è scritto, dove si trova? Il teschio nella montagna, palcoscenico del concerto. Ragazzi, cosa aveva detto Big Mom? Che Nami, Carrot e Carrot stavano andando verso il palcoscenico. Cioè, domani, ma allora Nami e Carrot stanno casualmente andando a correre proprio lì dove c'è Momonosuke, che magari no, perché io devo ancora capire bene questa geografia del paese, perché magari il quartiere a luci rosse e c'è un altro palcoscenico, è il palcoscenico dove si esibiscono le geisha, faccio un esempio, quindi magari è un'altra cosa. Però, non lo so, conoscendo One Piece, di come ci sono questi intrecci strani che all'improvviso lo si ritrova in una zona particolare dove stavano avvenendo delle robe, magari, capito? È interessante. Certo che sarebbe un impatto pazzesco se Nami e Carrot e Shinobu all'improvviso si vadano a trovare lì, proprio davanti a Orochi. Cioè, capito? Su quelle robe particolari. Certo che è forte come immagine. E poi, altra cosa. Sì, è vero, quando Orochi, prima di una grande guerra, perché è stata annunciata sta Marineford 2 qui, va a dire, a rivelare l'identità di un personaggio dicendo questo è figlio di, certo, è una grande citazione proprio a Marineford, per quando Sengoku, e qui l'abbiamo messo da tutti, rivela l'identità di Ace che è figlio di Orochi. Ok, chiusa sta cosa, ma la domanda è, come già era emerso in live, lo devo riconoscere, un ragazzo in live in un commento mi aveva già detto, ma è giusto, no, non è che è una manovra sbagliata dal punto di vista strategico di Orochi, in effetti è quel che probabilmente sarà Nami degli uomini di Orochi lì sotto che hanno ascoltato, che dicono, questo dice, questo è il bambino che sarebbe dovuto morire 20 anni fa, invece era ancora vivo. Tra l'altro, scusate, ma ci sono ancora i 9 foderi russi in giro, tra l'altro sono arrivati qui, tra l'altro ci sono anche i Mugiwara, cioè, dire queste robe, ok, Orochi non ha detto tutta sta roba, però già il solo fatto di dire che Momonosuke è ancora vivo, che il sangue di Oden è ancora vivo, sapendo che c'è sta benedetta profezia di Toki in giro, non è che gli uomini iniziano a dire, ragazzi, ma voi vedete che quella donna 20 anni fa questa ci ha azzeccato sul serio, oh, è intanto, oh, ridendo e scherzando, il figlio di questa è ancora vivo, è figlio anche di Toki, Momonosuke, e quindi capito che di
Non è che una manovra un po' sbagliata sta cosa qui? Vabbè, non lo so, questo poi vedremo con calma tutte queste cose qui, direi di andare avanti perché dobbiamo avvicinarci poi alle scene importanti. Ci sono tutti quegli altri aspetti, no, di cui ovviamente abbiamo parlato prima di arrivare a Yamato. Allora, diciamo sta cazzata, vogliamo dire la cazzata, possiamo dire la cazzata, diciamo la cazzata. Zoro è scarso perché ce l'affanno, ok? L'abbiamo detta, bellissima, così non ci facciamo sfuggire niente e evitate di scrivermi commenti del cavolo qui sotto. Zoro non è scarso perché ha l'affanno. Ragazzi, serviva, come già avevo detto in live, perché si intuiva facilmente e chiaramente che in un manga dove tu hai poche pagine a disposizione per spiegare un concetto, devi far capire che ci sono molti uomini, devi far capire che Kaido ha tanti gifters, 500 si fa, e deve anche far capire che Zoro sta combattendo da parecchio tempo. Quindi non puoi fare 3 pagine in cui fa vedere Zoro che ammazza uno, ammazza un'altra, ammazza uno, ammazza un'altra, ammazza uno, ammazza un'altra, dopodiché tu capisci che Zoro sta combattendo da parecchio tempo e ti sei bruciato 3 pagine del capitolo e non avremmo visto Yamato. E invece no. Allora, come fai in una sola vignetta a spiegare tutto questo? Ragazzi, questo è il manga, questa è la sceneggiatura. Quando tu devi dire in questo capitolo devo fare queste cose, e ho a disposizione 17 pagine, e ogni pagina, beh, ci puoi mettere, che ne so, massimo 6 vignette messe così, oppure qualcosina in più, però iniziano a diventare più piccole, una più grande, diventano 3, che ne so io. Non hai molto tempo a disposizione, e allora come fai a far capire che Zoro combatte da un bel po'? Gli metti un po' di affanno per far capire che non è il primo nemico. Già, cioè io soltanto guardando Zoro con l'affanno già posso capire che ne ha sconfitti parecchi. Però non li ho visti sconfiggere, ma li capisco perché ha l'affanno. Poi lui che dice questi che non finiscono più, quindi già capisco che ne ha già affrontati tanti. Si chiama capacità riassuntiva, quella che non ho io perché faccio video da 50 minuti. Andiamo avanti. Poi, chi o cosa provoca l'abbassamento della guardia di Kid? Perché io ho riletto più volte questa cosa, all'improvviso si sentono queste parole che vado a leggere. Aspettate, signor Kaido vi sta cercando. Non pensate a me, lasciatemi stare. Questi qui, i gifters, si girano per vedere cosa accade alle loro spalle e Kid che dice: non dovete abbassare la guardia contro un nemico forte come me. Patapam, e li ammazza tutti con l'altra mano, perché così. Ok. Ma cos'è accaduto esattamente? Non si capisce tanto. E qui potremmo sbizzarrirci a pensare anche a qualche altra cosa. Non so, ad esempio, sono arrivati altri uomini, Caribou, molti stanno aspettando il Caribou di turno, o magari gli uomini di Tenjin, boh, che ne so io. È simpatica questa storia qui. Andiamo avanti. Ruffy contro Ulti. E qui parliamo dell'altro grande personaggio di questo capitolo, prima di Yamato, ovviamente, che è Ulti. Vediamo il suo frutto, vediamo che è forte, la cosa mi fa molto ma molto piacere, e posso anche dire mi piace. Non solo perché da buon pervertito mi piacciono in generale le ragazze, soprattutto quelle che menano, ma in generale proprio il fatto che mi piace proprio come personaggio ci sta bene. Sappiamo a questo punto qui, per esclusione, che probabilmente tutti i Dopiroppo saranno tutti quanti fruttati con modello Ryu Ryu, quindi dinosauri, e allora andiamo a capire un pochettino una cosa. Dunque, Ruffy ha dato già una testata a Dressrosa contro uno comunque abbastanza tosto che è Don Cicciao. Ricordiamoci che Don Cinciao, vabbè, il vero nome è Cin Giao, però a me piace chiamarlo Cicciao. Don Cicciao aveva affrontato già all'epoca un tosto come Garp. Probabilmente anche in quel caso lì io ci penso che un bel po' di Haki del Re Conquistatore ci poteva stare, anche a Dressrosa c'era stato. Ok, qualcuno dice no, ma il fatto che ci sono i funghi non è per forza indice di Haki del Re Conquistatore. Va bene, non è importante, tanto a me che cacchio me ne frega, non è che mi cambia qualcosa. Comunque, fatto sta che Ruffy con il suo martello gigantesco li va a colpire Don Cicciao in testa e riesce a dare più o meno la stessa potenza che aveva impresso il nonno, perché il nonno gli aveva tolto il coso in testa e Ruffy glielo rimette grazie al suo pugno, quindi siamo lì. Domanda, però. A quanto pare la testata di Ruffy non riesce a competere con la testata di Ulti, perché Ulti rimane in piedi mentre Ruffy viene scaraventato lontano, quindi è proprio tosto. E Ruffy stesso dice: l'ho sottovalutata, questa qui ci sa fare. Ma anche lei dice: ho sottovalutato sto ragazzo. E infatti adesso dice: devo stare attento. Infatti si trasforma in ibrido. È veramente un bel combattimento. Poche pagine, ma mi è piaciuto molto. Comunque è tutto regolare per un motivo scritto qui che non lo dico, altrimenti le donne mi picchiano, anche se la cosa mi piace, però andiamo avanti. A questo punto succede che possiamo parlare un pochettino di questo
simpaticissimo dinosauro che piace a tantissimi. Allora, il nome viene da Pachi, per chi non lo sapesse significa in greco grande. Bene, sì, pachiderma significa che ha grande, tanta pelle. Derma, la dermati, dermatolo, è pelle. Poi i pachidermo sono gli animali che hanno grande pelle. Se non lo sapevate, pachiderma significa questo, no? Pachicefalo. Cefalo è ovviamente una parte dell'encefalogramma, cioè il cervello, quindi grande testa praticamente. E poi, vabbè, la lucertola, e quindi lucertolone con una grande testa, i pachicefalosauri. Allora, simpatica immagine presa da Wikipedia per far capire più o meno le reali dimensioni, e in effetti Oda qui è stato anche bravo, perché dopo, quando lei si inizia a trasformare completamente in zone, in effetti è molto ma molto più grande e sicuramente pesante anche di Luffy. E quindi una cosa interessante, attenzione che di pochi cefalosauri ce n'erano un bel po' in giro. Quello lì che interessa a noi è quello lì, secondo me, il più grande in assoluto, quello del Wyoming, cioè. Allora, una cosa interessante sulla scienza è questa qui, volevo prendere un attimino di cose. C'è stato un periodo in cui i pachicefalosauri, siccome avevano questo cranio così particolare, non so se si vede da qualche parte, comunque aveva questo cranio in effetti tosto, si pensava che in effetti lui utilizzasse le testate, cioè era un animale che pigliava tutti accapati in bocca, no? Poi la scienza, vedete che bella la scienza, all'improvviso se ne escono con queste nuove scoperte. La calotta cranica non era resistente come si credeva. Allora Oda ha sbagliato! Infatti, analisi al microscopio dimostrerebbe una struttura porosa, e ciao, quindi struttura porosa significa che non può dare testate. In più, non vi è alcuna prova effettiva di cicatrici o altri danni su crani del pachicefalosauro, e quindi non combatteva con le testate. Inoltre, le vertebre cervicali, bello sempre in green screen, anteriori e dorsali mostrano che il collo aveva una traiettoria da S o U, quindi non aveva sto collo così resistente tipici degli animali che danno capate in bocca. E allora vedi, neanche questo va bene. E poi, la forma arrotondata del cranio potrebbe ridurre la superficie di contatto durante il cozzare. Praticamente, ragazzi, è soltanto un luogo comune, come spesso accade. I pachicefalosauri non danno testate. Quindi questa immagine qui molto bella, ma è sbagliata. Non è vero che questi si prendono a cavata in bocca. Forse fanno come i cervi, cioè si appoggiano e poi si spingono, ma non è che si danno proprio le testate. E invece no, perché la scienza, la falsificabilità di Karl Popper, per chi non lo sapesse, nella rubrica di divulgazione parliamo di queste cose, dopo un po' scopre questa cosa qui. Tuttavia nel 2016, quindi 4 anni fa, la teoria dello scontro frontale ha ripreso di nuovo quota, e sapete perché? Perché hanno trovato, in effetti, che il calo di questo animale era ricoperto da uno strato di cheratina. Poi hanno trovato anche dei crani sfondati, che significa che queste qui le testate le davano sul serio, e quindi tutto ok. Oda continua pure a fare in modo che Ulti prenda tutto a capate sui denti, perché la scienza è bella anche per questo. Ci tengo a dirlo, perché ogni tanto dobbiamo ricordarle queste cose. Sai, quando uno dice, oh, ma noi scienziati non ci capiscono niente. No, è che la scienza è fatta così, non è coerente. Vabbè, ma comunque questo non è divulgazione. Signore e signori, dalla maschera di Hanya. Ah, che bello poi vedervi tutti esperti di maschere giapponesi. Madonna, quanto godo quando mi arrivano questi messaggi di gente. Che, cioè, del tipo, sai, sono laureato in giapponesologia, adesso ti spiego la maschera Ani. Ma va caga, che fino a 3 ore fa non sapevo manco che era la maschera Ani. Comunque, bellissima questa cosa. Comunque, la maschera Hanya, maschera che ricorda un'antichissima storia giapponese di una donna, è quello che in effetti mi aveva suggerito la teoria che avevo detto all'inizio del video. Comunque, di una donna gelosissima che si tramuta in serpente, però in realtà quando i giapponesi utilizzano questa maschera, spesso nel teatro, no? Lo fanno non per ricordare quella storia, ma lo fanno perché è una maschera che in generale Hanya viene dal sanscrito, e lo fanno per ricordare sentimenti umani come la virtù, l'intelligenza, la saggezza. Quante belle cose che si sanno sulla maschera. Quanto possono valere per scoprire le teorie One Piece? Zero, zero. Quindi allora facciamo un altro tipo di ragionamento. Anche la teoria iniziale, l'ho detta per scherzare, non penso sul serio che Yamato sia una donna, e ci tengo a specificare queste cose. Allora, facciamo invece un ragionamento logico su Yamato, pronti? Partiamo, via. Allora, lui ha un'entrata in scena bellissima, molto teatrale, che cita ovviamente il padre, ci fa capire che è forte, è molto bella, è stata apprezzata a quanto pare da tutti, perfetto, ci sta. Prima domanda, ma allora sto Yamato è buono o è cattivo? Beh, istinto vuole che sembri buono, persino Luffy si fida, però vabbè, giusto perché non dobbiamo farci mancare nulla,
Facciamoci un ragionamento su se fosse un finto buono, un finto cattivo, altrimenti iniziano ad arrivare teorie random buttate così, no? Ok. Sì, è vero, ci sono dei personaggi che all'inizio si fingono buoni, ma poi in realtà sono cattivi. Voi avete degli esempi? Eccoli qua. Pudding all'inizio sembrava buona e invece dopo era cattiva. Volete un altro esempio? Kanjuro, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui la domanda è, tornando a quella di prima, può essere finto buono? Vediamo un po', ragioniamoci su. Allora, secondo me no, perché Ruffy si fida, perché sarebbe ripetitivo un'altra volta che c'è un personaggio che si finge buono e poi in realtà è cattivo. Caro Oda, e cazzo, cioè è un'altra... non ci fidiamo più di nessuno, a sto punto pure Jinbei è cattivo, che ne so. E allora, no, andiamo con calma. Poi, Ruffy stesso dice, non hai l'aria di uno che farebbe una cosa del genere, cioè attaccarmi, eccetera, perché lui dice, tranquillo, non ti attacco, non hai l'aria di uno che farebbe... Ora, il fatto che Ruffy si fida, dice, Ruffy ha conosciuto pure Pudding e Kanjuro, si è fatto fregare. Sì, ma attenzione, qui parliamo di un combattimento. Cioè, Ruffy è nel territorio nemico, sta combattendo contro due nemici, ha l'adrenalina al massimo, ha tutto lo spirito combattivo al massimo, sta veramente di ghiafforte, arriva uno e fa fuori il suo avversario. Ma siamo anche in una saga dove si è ben visto che tu, e Ruffy lo sa, perché lo sa, già dalla storia della zuppa a fagioli lo sa, che questi qua combattono tra di loro perché no, devono tutti far vedere quanto sono fighi agli occhi di Kaido, quindi magari questo qui è uno che mi vuole attaccare, vuole avere lui l'onore di sconfiggermi, allora Ruffy sta ancora lì con l'adrenalina al massimo, si fida. Cioè qui è diverso di fidarsi da Pudding o Kanjuro. Kanjuro sono 20 anni che stava insieme a Kino, ma che ne sapeva Ruffy che era un traditore. Invece in questo caso qui Ruffy deve decidere non se uno è buono o cattivo perché deve sposare Sanji, deve capire se è buono o cattivo perché mi può attaccare, e si fida. Onestamente, anche grazie all'aghe dell'osservazione, secondo me possiamo dire, e poi ripeto anche perché sarebbe ripetitivo, secondo me Yamato è buono, quindi iniziamo a scartare sta cosa. Tutte le teorie, ah ma forse lui così, così, oppure anche di nuovo come il discorso di Pudding, il doppio giochista, no? Oppure come si chiama lì, il bipolarismo, no basta sto bipolarismo, magari Yamato arriva qui all'improvviso si trasforma in cattivo, all'improvviso, no basta, mi sono rotto le balle, preferisco di no, andiamo avanti allora. Domanda 2. Che tipo di buono è Yamato? Perché ci sono tanti modi per essere buoni, adesso spieghiamo. Prima di fare questo parliamo del mio Cap 977 video commento in cui avevo, era appena uscito Yamato, era la scena in cui Kaido alla fine dice Yamato è mio figlio e finalmente scopriamo che alla fine non sapeva neanche il nome di sto figlio. E allora avevo detto un po' varie teorie, ripassiamone alcune, giusto così per divertirci. Avevo detto la teoria del gigante, poteva essere il figlio di un gigante, il figlio idiota, ricordate, avevamo citato a suo tempo Killua, e quindi il fratello di Killua, e quindi Zoldyck, no? Aveva una famiglia forte, c'era il figlio deficiente, così, che quindi era geloso, il padre era, che lo chiama idiota, no? Poi altra cosa, il figlio viziato non è come Killua. Era un po' l'idea di un ragazzo che voleva fare la bella vita, un ragazzo torturatore, un ragazzo cattivo, un ragazzo magari forte per amore di Dio, però capito, tutto scemo, tutto così, che vive la vita, una specie tra Doflamingo e non lo so come definirlo, e uno Spandam, sai quei tizi, ecco uno Spandam forte magari, però quei tizi intorno un po' così che si danno delle aree, che vogliono solo comandare, vogliono soltanto avere sottoposti eccetera eccetera. E poi un'altra teoria era quella lì nello spadaccino legato a Hitetsu. Non l'avessi mai fatta quella teoria, avevo ricordato che Hitetsu è un personaggio che colleziona bambole kokeshi, e lì praticamente poi sta cosa è degenerata, perché adesso non si parla altro di bambole kokeshi, devo stare pure un po' attento a quando faccio le teorie. Ma tra tutte queste teorie ce n'è uscita una che è quella che era piaciuta di più, che era questa. Avevo detto ma vuoi dire che è un saggio? Avevo messo come fotografia la famosa scena di Crocus. Ho detto, può vedere che è proprio quel tizio che lì aveva parlato con Crocus? Non l'avessi mai fatto, adesso mi state rompendo le balle con questa storia. Comunque, avevo provato come nome Kai di Kazu. Kazu inteso come sailor, come viaggiatore, perché avevo detto magari uno che ama viaggiare, magari uno che ama, vuole aprire le frontiere, quindi ovviamente potrebbe essere interessato, no? Un po' a tutte queste cose qui dell'apertura delle frontiere, abbiamo parlato ovviamente di Oda, e ha detto magari è interessato a Nico Robin, è interessato, avremo delle sorprese su Ruffy e Joy Boy, eccetera, eccetera. Quella teoria, questa teoria qui del figlio saggio, che mi ero conservato alla fine, era quella che era piaciuta di più. A quanto pare, l'attuale Yamato sembra andare in questa direzione. Torniamo a noi, quindi. Che tipo di buono è
Yamato. Allora, vediamo un pochettino vari tipi di buoni che potrebbero esserci. C'è il buono fanboy, Bartolomeo. Bartolomeo è il classico buono fanboy, è buono dalla parte di Luffy, ma non perché hai quella lì, Polygriff, la storia, Raft, perché così ama Luffy. E allora Yamato dice: tu sei Luffy? Ma no, sono un tuo fan pazzesco, sapessi, ti seguo dai tempi di Enies Lobby. No, no, quando hai bruciato la bandiera di Enies Lobby con Soke King, naffica, io ti adoro, una specie di Bartolomeo. Ora, con la promessa che io adoro Bartolomeo, però un po' ripetitivo così, eh. Poi, invece, è un fan di Oden, ed è facile conoscere Oden all'interno delle frontiere di Wano, no? Fan di Oden, ma perché? Vi ricordate la storia di Vito che dice a Sanji? Io da piccolo leggevo i fumetti dei Germa e mi piacevano da morire. Ma in realtà quei fumetti erano fatti dalla Marina. Erano i Germa cattivi che combattivano contro Sora, l'eroe buono della Marina. Però siccome io sono un gangster, facevo il tifo per il cattivo. Ecco, stessa cosa. Magari succede che Yamato da piccolo è cresciuto proprio come insegna, no, il paese di Wano, è cresciuto con l'idea che Orochi era l'eroe buono con Nitorio a due spade che combatteva contro il cattivissimo Oden, ma lui ha preferito Oden, e quindi sia da quando è piccolo amava sto personaggio di nome Oden, e quindi un grande fan. Poi ha conosciuto Luffy grazie alle gesta, grazie ai manifesti di Wanted, grazie all'articolo di Morgans, grazie al fatto che il padre comunque è aggiornato su certe cose. E ha detto, ma vedete, questo qui è uno che anche lui è viaggiato con Shanks, Roger, il cappello di paglia, questo qui mi può far conoscere Oden, che ne so io. E quindi alla fine in realtà lui sta cercando Luffy, ma è un grande fan di Oden. Così, a prescindere, perché è stato cresciuto in un certo modo e lui ha preferito un'altra strada. Ok, va bene, le prime due, Bartolomeo e fan di Oden, sono fanboy. E quindi svaluterebbero molto il personaggio. Sono teorie che sono brutte. Io le cito giusto per dire che le ho citate, ma adesso vengono quelle un po' più serie, perché andiamo sul saggio vero e proprio. Quello è il saggio, proprio questo qua. Cerchiamo di avvicinarci invece alla teoria di un buono saggio, non un fanboy cazzuto. Con la premessa, ripeto, che adoro Bartolomeo, però una roba un po' più sostanziosa. Allora, Yamato è legato ai buoni perché è innamorato delle vere gesta di Oden. Che significa? No, perché da piccola a scuola gli hanno detto che Oden era cattivo e lui amava i cattivi. No, ma perché lui, ad esempio, ha visto Oden ballare. Ringrazio un certo Lorenzo che in live aveva suggerito sta cosa. È bellissima. Lui da piccolo aveva visto, perché già era piccolino, o anche gliel'hanno raccontato. Comunque, fatto sta che ha visto quest'uomo che era forte, perché è l'uomo che ha fatto la cicatrice al padre, eh? Però lui ha preferito ballare anziché combattere, l'ha fatto per amore del paese, lo ha fatto, e poi si è scoperto che quest'uomo voleva aprire le frontiere, che quest'uomo stava aspettando un eroe che sarebbe arrivato fra 20 anni, che quest'uomo aveva un sogno, che quest'uomo aveva viaggiato con Roger il re dei pirati. Cazzarola! Questo sì che è un uomo, ed è bello perché anche il balletto di Oden, che fino a qualche tempo fa a me piaceva o non piaceva, una trovata che ci poteva stare, ma non è proprio entusiasmante. Confesso, è una mia opinione, lasciatemela, nel senso che mi è piaciuto, ma non in questa maniera così esaltante. Ma con questa teoria qui, pum, salirebbe a 100% di goduri, perché Oden e il suo balletto avrebbero avuto un senso. Ma voi avete capito che razza di frustrazione per Kaido sapere che l'uomo che, tra l'altro, mi ha fatto la cicatrice e che ho sconfitto soltanto grazie a un inganno, è riuscito non a conquistare il paese con quel balletto, ma è riuscito a conquistare il cuore di mio figlio. Cioè, ragazzi, è un'inculata pazzesca per Kaido trovarsi il figlio che è innamorato di Oden proprio perché stava ballando. Io gli ridevo in faccia e lui nel frattempo stava conquistando il cuore di mio figlio. Ragazzi, è una tortura per Kaido una roba del genere. Sarebbe bellissima questa teoria, prima che mi emoziono troppo e magari dovrebbe fallisce, allora fermo qui, ma sarebbe una figata. Altra cosa è fan di Oden in maniera seria e corposa, ma perché è fan di Roger. Quindi Oden è uno che ha viaggiato con Roger e quindi amo tutto. Amo Oden, amo Roger, amo Toki, amo Momonosuke, amo chiunque. Anche Momonosuke è stato sulla nave di Roger. E quindi è interessante questa cosa qui. Bello, 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 bello. E la
Allora è interessante questa cosa. Yamato legato ai buoni, perché è un seguace di Roger e quindi ci potrebbe portare, come dicevo sulla storia del saggio, potrebbe portarci a sorprese su Rufy, sul suo cappello di paglia, su Joy Boy, su ovviamente l'utilizzo archeologico di Rico Robin, intendo quindi Pony Griff. E quindi l'apertura delle frontiere è soltanto un pezzo del puzzle. Nel senso che aprire le frontiere sicuramente, secondo me, Yamato lo chiederà a Rufy. Però bisogna capire che se lui chiede di aprire le frontiere per amore dei suoi cittadini, è una cosa limitata alla saga di Wano. Cioè, è un po' come quando Aisha a Skypiea dice: ti prego, liberami da Enel. È una cosa limitata al benessere dei cittadini di quell'isola. Ti prego, apri le frontiere così stiamo meglio tutti quanti. Punto. Ma nell'altra versione, se lui ama Roger, aprire le frontiere è una delle cose che vuole fare. Ma lui vuole aprire le frontiere, voglio viaggiare insieme a te, voglio conoscere il mondo, voglio esplorare, voglio andare a Rafter, a Roadstar, a scoprire... bla 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 bla. E sto personaggio qui, eventualmente qualcuno di voi dice, vedere che poi Momonosuke, che Rufy se lo porta appresso, come Roger si è portato appresso Oden... A sto punto si porta appresso Yamato. Cioè, concludo qui. Se voi immaginate che parecchi dicevano che Rufy, se proprio potesse portarsi appresso uno da Orchid Island, si sarebbe portato via Katakuri, perché sicuramente ha conquistato questo qui, ed è anche il più figo di tutta la ciurma, diciamoci la verità, è a suo giro il più probabile che potrebbe portarsi appresso Yamato. Portare appresso non significa essere Nakama. Carrot se l'è portato appresso da Zou, ma non è Nakama. Rufy poi si porta appresso chi cacchio vuole, lo faceva pure Roger, che c'ha sì. Comunque, andiamo avanti. E allora, a questo punto qui, c'è una terza domanda. Mica abbiamo finito, ragazzi. Dice, ok, ci può stare che Yamato conosca Oden. Diamine, Oden era l'ex Shogun, perlomeno quello lì destinato, che sarebbe dovuto essere, figlio di Sukiyaki. E quindi ci sta. Ma come caspita ha conosciuto Rufy? Questa è la domanda, no? E allora qui ovviamente ci sono tante teorie, attenzione a quello che dice in questo capitolo. Yamato dice, ti ho aspettato per tutto questo tempo. Addirittura anche prima, dice nel balloon precedente, ti stavo aspettando. Matteo. Allora, ti stavo aspettando, aspettavo te da tutto questo tempo. Beh ragazzi, qui siamo al punto di partenza. Cioè, One Piece è un manga in cui Joy Boy aspettava qualcuno da 800 anni. Roger aspettava qualcuno fra 20 anni. E addirittura a un certo punto dice, magari il mio figlio, facevo anche sta. Oden aspettava questo qualcuno, Yamato aspettava qualcuno. One Piece è una grande sala d'attesa. La One Piece è una grande sala d'attesa. Come ha potuto conoscere Rufy? Che ovviamente se lui stava aspettando qualcuno, a sto punto qui si rifà a tutti questo, tutte queste persone che aspettano. Quindi Rufy è il classico prescelto, tutti lo stanno aspettando. Ok, come si fa a riconoscere che è proprio lui? Questa poi è una domanda che avrebbe bisogno di un video a parte. Però chi è che avrebbe potuto raccontare a Yamato di questo Rufy, che è proprio la persona che anche Oden stesso stava aspettando? Domanda. Beh, i più papabili sono Shanks, perché comunque Shanks è il viaggiatore, è quello che ha dato il cappello di paglia a Rufy, quindi in un certo qual modo lo ha eletto a papabile prescelto, diciamo quello lì, no? Il selezionato dal grande Shanks. Potrebbe essere stato Crocus, e qui torniamo alla scena di prima, dell'incontro, quindi praticamente potrebbe essere lui. E poi ovviamente anche Ace, non dimentichiamoci di Ace, già in live è la prima persona che mi era venuta in mente, perché Ace sappiamo che è stato a Wano, ha conosciuto la piccola Otama, ha conosciuto proprio Itezu, il collezionista di Bangor e Kokeshi, e quindi ricordiamoci che anche Ace è l'uomo che parecchi stavano aspettando. Tama dice chiaramente a Rufy, io so che Ace tornerà e aprirà le frontiere di questo paese perché me l'ha promesso. Sì, anche in Okuto no Ken tutti stavano aspettando l'arrivo di Rao, e invece arriva Ken, e questa cosa l'abbiamo già parlato. Scusate, avevo bisogno di citare Ken, altrimenti stavo male. Ok, ragazzi, io direi che cosa ne abbiamo detto un bel po'. Siamo a 38 minuti e dobbiamo ancora dirci le nuove quote. Allora, io sto green screen del cavolo, ma che cazzo, ma no, è sta cosa di merda che ho messo qua? Ma sto green screen del... Vabbè, comunque fa niente, ormai il video sta a fine. Parte lo spiegone di Yamato, questa la do una quota abbastanza bassa, 2, scommettete un euro, ne pigliate 2, dove Yamato inizia a dire, adesso correrà, troveranno una zona sicura dove potranno nascondersi, e inizierà a dire, ora ti spiego chi sono. E parte un po' lo spiegone, potrebbe partire il flashback, potrebbe partire qualcosa sul padre, qualcosa su Jibek, qualcosa su Joy Boy, qualcosa su Rob, magari sarebbe una figata pazzesca.
Poi Nami raggiunge Momonosuke per il discorso del palcoscenico di prima. È un po' difficile, però sarebbe interessante. Anche Denjiro si sta intrufolando chissà dove, lo so solo lui. Boh, ricordiamoci che se Denjiro sa che il piccolo Momonosuke, figlio di Oden, è in difficoltà, secondo me va una direzione da lui. Che fa? Mica aspetta la guerra con quello che rischia di essere ammazzato. È anche un'altra cosa, però un po' più difficile come quota. E poi potremmo vedere, perché in questo capitolo non si sono visti, ma secondo me ci potrebbe stare, questo capitolo è ricomparso Prospero, nel prossimo magari ricompaiono loro, Marco, Nagumanushi e tutti gli altri che in questo momento stanno ancora approcciandosi all'isola e adesso arrivano e si uniscono ad uno dei gruppi. Questa è qualche cosina interessante qui. La più bella della settimana è questa, mi è piaciuta perché lo sfondo bianco con giusto un po' di nuvolette intorno mi ha dato quell'impressione degli incontri. Io avevo fatto un amaro su Deleuze, poi chi vuole se lo va a rivedere, a parecchio era piaciuto comunque, mi ricordo, perché ho visto in commenti veramente. E lui è uno che amava molto proprio l'incontro. L'incontro è una delle cose fondamentali della nostra vita, anche perché lui era un filosofo che amava Spinoza, e Spinoza è il filosofo degli intrecci, no? E l'incontro, la scena dell'incontro. Questo qua si inchina verso Luffy, quasi un po' di preghiera, bello anche metterli di profilo in questa maniera qui, questa scelta, lui che si inchina e dice Rufika per Mugiwara no Juifi, ti stavo aspettando, è veramente bello. Poi mi immagino anche la voce di Yamato, dovrebbe essere una voce un po' simile a quella di Kaido, secondo me la vedi mezzo tra Kaido e Oden come voce, comunque bella, perché poi nel silenzio, tra il rumore intorno si genera questa specie di silenzio, di momento in cui si ferma la scena e c'è questo impatto rapido, dopodiché lui prende Ruffy sotto il braccio e se lo porta via. Però bella, bella, bella questa qui, veramente mi è piaciuta molto. Andiamo all'angolo della posta. Un attimo, abbasso il volume del microfono, sono fastidio, e andiamo all'angolo della posta. Pronti? Ragazzi, a sto giro ho dovuto veramente fare un filtro di commenti, perché non so, vi state scatenando. Allora, andiamo a Macina44 che dice Kaido uccide con rammarico Oden, riconoscendo fino all'ultimo la sua grande forza, sia come uomo che come combattente. Sappiamo per certo che Kaido non spreca i suoi nemici limitandosi a ucciderli, ma con Oden non poteva tirarsi indietro. Ok, arriviamo alla teoria. Dopo la morte del grande Kozuki, però i suoi uomini tornano con il corpo di Togi, ferita, agonizzante, ma ancora viva. Kaido decide di imprigionarla a Udono con delle manette da calmatolite. Solo allora si rende conto che in grembo ha il terzo genito. E quindi via, dopo la nascita dell'ultimo. Praticamente lui è stato adottato da Kaido, ma in realtà è il terzo genito di Oden. Ecco perché sono così simili. Ok, andiamo avanti. Questi qua sono le teorie del forum, per chi non lo sapesse, ovviamente. Poi Nicola Arena che dice: capitolo molto bello, ma tu ci pensi che capitolo assurdo sarebbe stato se noi avessimo scoperto con questo 983 dell'esistenza di un figlio di Kaido? Questa è la domanda che ci pone il buon Nicola. Dice: sarebbe stato ancora più bello se non avessimo mai saputo che stava per arrivare, no? Yamato. Comunque, una piccola lancia in favore di Oda. Abbiamo sempre buttato sui nemici di Wano. È vero, però è giusto che i Gifters non siano così forti. Diamine, sono 500, non potevano avere chissà quale potenza. Ma i Gifters somiglieranno un po' come i soldati di Marineford, come gli uomini di Barba Bianca di Marineford, i soldati che potevano fare un po' di coreografia e scenografia durante la battaglia. Se Yamato ha legame con Tenguyama, come molti sostengono, vuol dire che è stato nel villaggio di Otama, villaggio in cui è stato diverse settimane anche Ace ha parlato a chiunque del suo fratellino, bla 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 bla. E quindi, tornando al discorso di prima, Ace è uno degli imputati principali, di quelli che avrebbero potuto rivelare, no, l'identità e la personalità di Luffy un po' a tutta Wano. Comunque, Oda ultimamente spesso sottolinea il fatto che l'alleanza tra pirati spesso fallisce. Da una parte c'è Kid, che non crede più nell'alleanza tra pirati, dall'altra parte i due imperatori gasati, perché da uniti pensano di conquistare il mondo. Secondo me ci sarà un capovolgimento di pensiero, perché Kid capirà che l'alleanza tra pirati può essere una vera, giusta, buona scelta. È una bella riflessione, anche perché si stacca un po' da Yamato, se no tutti parlano sempre di Yamato. Allora, andiamo avanti, sempre sul mio sito, c'è Nicola Arena che poi dice quest'altra cosa. Ciò sta che sono davvero entusiasta per la scelta di Oda sul design di Yamato, mi è piaciuto molto. Lui dice, ci viene presentato come un possibile alleato, e come ho già teorizzato in live, alla fine potremmo vederlo come successore di Momonosuke, nel senso che c'è questo ricambio generazionale, no? Comunque andiamo avanti.
Dice, ma se cambiasse fazione durante lo scontro, Kaido è pur sempre suo padre e potrebbe tradire gli alleati nel bel mezzo della guerra. Ora, diciamo, questo non è il discorso del bipolarismo alla Pudding, è proprio lui che a un certo punto vede il padre in difficoltà e non regge alla vista e decide di aiutarlo. Ma secondo me ci può stare. Ci può stare perché comunque a me non piacciono le vendette, non piacciono le morti. Io non voglio vedere Luffy che uccide Orochi, Momonosuke che uccide Orochi, Luffy che uccide Kaido. Io queste cose non le voglio vedere, non venite a dire che Kaido vuole morire perché è una cazzata. Poi, come fa a conoscere Luffy? Qui l'età di Yamato è un fattore importante. Io ipotizzo che abbia poco più di 20 anni. Infatti, magari poteva essere un neonato, un fanciullino, quando ha visto Oda ballare, sarebbe una figata. Curiosissimo di vedere il suo volto. Hype assurdo anche su questo fatto, sì. Potrebbe essere un volto normalissimo, potremmo non vederlo mai come gli occhiali di Doflamingo che non sono mai stati tolti, potrebbe essere una donna e la teoria iniziale potrebbe essere che un volto tumefatto e distrutto dalle mazzate perché Kaido l'ha sempre menato, adesso vedremo. Poi, sappiamo della presenza di queste bambole, ci dice il buon Brookid, della presenza di queste bambole, ma non sappiamo che ruolo hanno ancora. La mia idea è che possono funzionare tipo i fantocci di Sasori. Attenzione perché la teoria di Brookid è pazzesca, io non ci avevo proprio pensato, lui dice che in realtà quello che abbiamo visto non è veramente Yamato, è una delle bambole Kokeshi che è stata manipolata grazie al potere del frutto di Yamato, secondo me Yamato è fruttata, poi quale frutto avrà non si sa, e quindi Yamato non si muove lui veramente col suo vero corpo, ma manda in giro questi personaggi, un po' come Cracker, vi ricordate? No, lui combatte contro Luffy con una certa forma, ma poi scopriamo che il suo vero corpo era all'interno del pupazzo, diciamo. Ecco, stessa cosa, lui manda in giro queste bambole, ma non è quello il vero Yamato, ecco perché ha la maschera. Poi il vero corpo si troverà da qualche altra parte. Guardate che comunque è interessante questa cosa, eh. È un misto tra ninja, bambole, teatro. È una maschera, cioè è una teoria interessante, bravo Brookid, magari non si realizzerà, però è divertente, è una grande fantasia. Su YouTube, mamma mia, sto giro anche su YouTube mi avete proprio riempito di commenti. Allora, Goldie Paolo dice, ciao Strike, in questo commento voglio provare a dare una risposta alle principali domande che ci vengono pensando al figlio di Kaido, ovvero, come fa Yamato a conoscere Luffy? Yamato viene a sapere di Luffy quando quest'ultimo ha distrutto la fabbrica di Smile e quindi, praticamente con le notizie dei giornali, no? E quindi da lì ha capito che è l'unico che poteva mettere i bastoni tra le ruote al padre. Allora, domanda 2. Perché vuole mettere i bastoni fra le ruote al padre? Bravo, stai seguendo un ottimo filo logico, vai. Yamato vuole che Kaido venga sconfitto perché viene obbligato dal padre a restare a Wano. E quindi l'accesso vuole aprire le frontiere. Il padre è un rompicoglione che vuole tenere le frontiere chiuse come Orochi, eccetera, eccetera. Quindi così Yamato inizia ad imitare Oden perché scopre praticamente il personaggio di Oden, la realtà del personaggio di Oden, e quindi vuole imitarlo. E il padre, ovviamente, poi sta cosa non l'accetta, eccetera, eccetera. Perché è il discorso, no? Che Kaido è un'umiliazione vedere il figlio che ama il suo rivale. Quindi quello che gli ha fatto la cicatrice, tra l'altro. È bello, bello, bello. Andiamo avanti, Cafagno Domenico. Yamato stava aspettando Ruffy perché ha conosciuto Ace e gli ha parlato del fratello. Vedete che Ace è uno dei più papabili anche nei commenti, no? Poi Filippo Giannessi che dice quello che parecchi stanno anche pensando, lo so già dalla live, capitolo 1000, Uranus. Qualora fosse Momo sarebbe quasi scontato, anche perché in 17 capitoli non pensano tirino giù dalla croce e quindi Momonosuke in croce chiama Zunisha grazie al potere di Urano. Tra l'altro Momonosuke in croce ricorda un po' come il velo del tempio di Gesù. Gesù, no? Quando poi muore alla fine, patapam, viene giù il putiferio, cade il tempio, eccetera, eccetera. E idem, qui ovviamente non è necessaria la morte di Momonosuke, però magari una quasi morte, ecco che lui tira fuori il superpotere e tutti vissero felici, anche perché ci può stare, figlio di Oden, una figata, eccetera. Poi Daniele Di Mauro, quindi, vista la stazza di Yamato, possiamo archiviare come sbagliata anche la teoria su Jin. Io direi di fare un bene all'umanità e sì, archiviamola come sbagliata e non ne parliamo più. Poi Facebook, Francesco Bonura che dice: Ciao Stefano, una teoria da farti. Si basa sul fatto che secondo me Momonosuke potrebbe liberarsi da solo, magari conquistando l'Haki del Re Conquistatore. Magari Momo viene ferito moralmente da Orochi, ricordandogli il padre di Yoda. Lui si incazza e quindi è una sorta di trascendenza. Yamero! Tipo Marineford, robe così. Ok, ci può anche stare. Carina anche questa qui. Difficilmente arriverebbe Zunisha a Wano e quindi lui la mette più così. Momonosuke si libera da solo, ma non perché Urano si unisce a quella storia lì, perché è il figlio di Oden, quindi è forte lo stesso, no? Poi
Gennaro che dice: Ciao Strike, secondo me Yamato avrà assistito alla morte di Oden e da quel giorno avrà deciso di portare avanti il suo sogno, vestendosi come il suo beniamino. E quindi da notare i vestiti, le manette, cioè, allora sulle manette io preferisco non sbilanciarmi, non sappiamo se perché lui era stato, esempio, incatenato nella sua cameretta, perché altrimenti se ne voleva andare in giro per il mondo, non sappiamo se è stato a Udine perché ha fatto qualche errore e quindi è stato condannato lì, non sappiamo se sono manette di Agalmatolite che lui stesso si sta mettendo per imitare Oden, oppure sono manette di Agalmatolite che lui si sta mettendo perché il padre gliele mette perché in questa maniera qui si allena e lui vuole che il figlio si è allenato. Aspettiamo, aspettiamo perché al momento lì veramente c'è troppo poco e parliamo del vuoto. Poi Bartolomeo Barribarri che dice una cosa molto bella, anche se ha commesso un errore, lo correggiamo. Ciao Strack, volevo farti una domanda. Secondo te è possibile che Yamato, è scritto Oden, ma ti riferiva a Yamato, abbia ereditato sia la volontà di Oden che la sua anima? Come sembra che Luffy abbia ereditato l'anima e la volontà di Roger? Sì, ancora una volta sì, in One Piece essere figlio di non significa nulla. In One Piece l'unica cosa che conta è l'eredità. Che tu tramandi, Ace era figlio di Roger e questa cosa la odiava. Ruffy non era figlio di Roger, è figlio di rivoluzionario, ma segue le orme di Roger. Sabo è figlio di nobili, ma segue le orme del figlio del papà di Ruffy, cioè di Dragon. È tutto così One Piece. Sanji non segue le orme del padre. Poi Yonji, Niji invece sì. Dipende, è tutto un dipende, ma essere figlio di non è matematicamente, diciamo, non ti fa matematicamente uguale a tuo padre, ecco. Ora, mentre poso il microfono e rialzo un po' il volume, andiamo, abbiamo letto praticamente anche tutto l'angolo della posta, andiamo proprio verso la conclusione di questo video con un'ultimissima cosa che è questa. Mi arriva su forum una teoria che però volevo in realtà approfittarne per ricordare bene alcuni concetti wampisiani molto fondamentali, un po' come le tavole di Mosè. La teoria era questa: Strike la butto lì. Il favore che ha fatto Big Mom a Kaido è stato mettere l'anima di Yamato nel corpo di Oden. Allora, ricordiamo bene queste regole wampisiane. Mosè, le tavole di Mosè. Primo comandamento. Il frutto di Big Mom non dà vita ai morti, viene specificato che non è in grado di resuscitare gli zombie, quindi per cortesia, no, Big Mom, cadaveri, no, cadavere, Big Mom, no, quello è il frutto di Brook, è un'altra cosa e funziona solo su se stesso. Poi, il frutto di Law non dà l'immortalità, dannazione, è il frutto dell'eterna giovinezza, non l'immortalità. Viene proprio, è proprio i caratteri giapponesi, kanji, proprio eterna, non vecchio, scritto così, non vecchio, non morto, quella è un'altra cosa l'immortalità, quindi dà l'eterna giovinezza. Poi, le teorie che iniziano con e se non sono teorie, quindi voi mi mandate messo, Strike, e se Pingo fosse Pallo, e se Shanks fosse transessuale, e se, non sono teorie, sono robe in cui metti i personaggi di One Piece in una botola, prendi la mano dentro e fai Dragon Im. Strike, e se Dragon fosse Im? Che cazzo di teoria? Cioè, capito? Poi, le teorie alla Beautiful non sono teorie, nel senso che a me non me ne frega una cippa lippa se Yamato è figlio di Toki. Non mi interessa, mi dispiace, ma non me ne frega nulla proprio per il discorso di prima, cioè che in One Piece queste cose di nascita in realtà non è importante, cioè ok, Yamato potrebbe essere fratellastro di Zoro, ma non significherebbe molto in One Piece, sarebbe molto beautiful. Sono tuo padre, sono tuo zio, e Luke Skywalker, sono tuo padre. Però in realtà a non ce ne frega niente, cioè nel senso che One Piece non è che cambia molto, quindi ok, la mamma di Kaido potrebbe essere Shanks, perché in realtà appunto è transessuale, come dicevamo prima. Però non è che cambierebbe molto, oltre al fatto che il manga farebbe dopo cagare. Però per il resto, capito, non è importante. Non sto dicendo che non è importante la madre come personaggio, ma la madre non per forza deve essere, che ne so io, Nico Robin. Cioè, se non è necessario che lo sia. Perché l'importante è che la madre abbia un suo risvolto. La madre di Sanji,
Non è un personaggio noto, già visto prima, però ha avuto la sua storia col suo senso nel suo flashback. Quindi la madre di Yamato chi è? Si chiama Pingo Pallina e vedremo che questo personaggio qui ha avuto tutta una sua storia, ma non è importante che sia. L'editoriale e Beautiful non sono importanti. E poi ricordatevi sempre, perché per me è la regola fondamentale, non avremo mai determinate risposte se prima non ci poniamo le domande. Non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide, per cui porsi le domande è importante, ma attenzione perché se ci poniamo domande idiote, c'è poco da fare, o domande vuote, avremo risposte vuote. Se invece le nostre domande sono indirizzate nel punto giusto, tipo dove Oda vuole andare a parare? Cosa ci vuole insegnare Oda in tutto questo? Qual è il senso di questo personaggio all'interno di questa trama? Qual è il senso di questa saga? Qual è lo sfondo morale che Oda ci vuole dire? Non significa voler fare i filosofi a tutti i costi, significa avere una chiave di lettura magari un attimino più interessante per noi stessi. Perché quello che è importante nella nostra vita è sempre cercare di migliorarsi e One Piece è un ottimo modo per migliorare anche noi stessi, che ci crediate o no, ma è così. Tante cose si possono imparare belle sulla vita e sulla morte e sulla gnocca seguendo One Piece, tipo le tette di Nami. Detto questo, vi saluto. Grazie mille, buona domenica a tutti, ci vediamo prossimamente. Ciao!